Ragazzi, e qui leggendo ho trovato una notizia che è clamorosa. Una notizia che è clamorosa, guardate. Però c'è una diversità. Guardate. Catania come Frascati. Però c'è un però. Per carità, noi siamo garantisti, però un conto sono i processi, un conto le responsabilità politiche. O semplicemente l'opportunità di tenere al suo posto di Presidente del Consiglio Nazionale dell'ANCI, l'associazione che riunisce i comuni italiani, un ex sindaco che secondo la Corte dei Conti avrebbe dolosamente contribuito al dissesto delle casse di Catania. La città da lui amministrata dal 2013 al 2018. Allora, insomma, che è successo? È successo, sarà che l'ANCI ha già un precedente del PD, Antonio De Caro, a tal punto pretende monopolizzare l'associazione, da voler blindare persino un primo cittadino che i magistrati contabili chiedono di interdire per 10 anni, oltre a comminargli una sanzione di 97.356,40 euro. È notizia recentissima per la vicenda del dissesto del Comune di Catania, dichiarato con delibera il 12 dicembre 2018, bianco per il quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio insieme ad altre 29 persone, tra componenti della sua giunta e il collegio dei revisori contabili, dovrà presentarsi davanti al GUP il 10 settembre. Ecco, qua sta l'anomalia. Perché questo è un sindaco da centrosinistra? Oh, porca miseria, qui a Catania indagano. Non è come a Frascati che è andato tutto liscio. Ma a proposito, ma qua delibera che la Corte dei Conti gli deve i soldi a diversi assessori, consiglieri. Come è andato a finire? Per lo stipendio del direttore generale Gattopardo 1 che non aveva i requisiti. Hanno pagato, non hanno pagato, come è andata? Terra, luce e vino, c'è la privacy, senza cosa meno. Dunque, la relativa udienza si svolgerà il 23 luglio a Palermo. Bianco respinge ovviamente tutti gli addebiti, ricorda di aver preso in mano un comune già in predissesto dal 2012. E poi dopo che hai fatto? Nel faldone si parla ad esempio di costante sovrastima delle entrate da parte delle amministrazioni DEM. Nel bilancio 2013 per oltre 14 milioni, in quello 2014 per oltre 19 milioni, in quello 2015 per quasi 9 milioni, in quello 2016 per 11 milioni e quello 2017 per 60 milioni e mezzo. Si parla di continuo e progressivo incremento del volume complessivo dei debiti, accompagnato al perpetrarsi di pratiche contabili in contrasto con le norme di riferimento. Si parla di stima approssimativa dei debiti, si parla di gravi responsabilità contabili e, ecco, sentite bene, di rappresentazioni non veritiere e attendibili della situazione contabile e finanziaria dell'ente, oltre all'assenza di misure correttive e all'inerzia nelle funzioni esecutive e d'impulso che ricadono sull'organo di governo. Rappresentazioni non veritiere. Questa l'ho sentita dall'ex sindaco Spalletta. Di centrodestra, però, siccome il Partito Democratico a Frascati non aveva persone presentabili dopo i Gattopardi, mannaggia la miseria, e dovettero andare, dice, come fatto
fatta una lista civica, noi ti appoggiamo, insomma, siamo sempre noi, però, siamo sempre noi. Tuttavia rincara la Corte dei Conti, gli stessi amministratori hanno messo di porre in essere le iniziative necessarie a fronteggiare le gravi irregolarità contabili e la rilevante crisi finanziaria dell'ente, e per di più con la loro mala gestione hanno determinato un ulteriore e progressivo aggravamento della situazione finanziaria. Beh, qui c'è una differenza, no? C'è una differenza con Frascati, perché vi ricordate che era una gara? Ricordatevi che Frascati è un comune virtuoso, ci hanno inserito fra le prime sperimentatrici del nuovo bilancio, non avevano capito che ci avevano messo per controllarli da vicino. E vabbè, vi dice tutto, eh? I magistrati riferiscono pure di un cosciente e volontario concorso degli amministratori alla violazione delle regole contabili, comportamenti omissivi o approvazione di bilanci falsati e non veritieri. Oh, come al comune dei Frascati, tutti bilanci falsi, residui attivi che ni potevi incassare più, erano roba di 10 anni prima, capito? Eppure stavano là in bilancio. È arrivato Spalletta, ha detto: ha preso la Ramazzi, ci fanno un po' di pulizia, ne ha buttati, mi pare, 34-38 milioni di fasullità che servivano a non veritiere e attendibili rappresentazioni della situazione contabile. Tenevi tutta sta monnessa dentro casa e mi dicevi che eri virtuoso. Ma nel frattempo, che figura ci fa Lanci? A tenersi ai vertici del Consiglio Nazionale l'ex primo cittadino catanese Enzo Bianco, peraltro riconfermato a novembre 2019, quando non amministrava più nulla ed ora è a rischio di finire interdetto per 10 anni. Pensa un po', tu lo riconfermi e magari muovo a luglio d'arrivare l'interdizione a 10 anni, mannaggia la miseria. Per quale merito poi, e qua c'è un'altra affinità con Frascati, per quale merito poi, se non aver contribuito a causarlo, almeno non aver impedito il dissesto finanziario del suo comune? Possibile che le scorie del Partito Democratico trovino sempre un comodo sito di stoccaggio? Un comodo sito di stoccaggio. A te te metto allo stoccaggio delle ville tuscolane, a te te mando su per la comunità di Castelli Romani, queste cose qua, sti carrozzoni che servono solo a pagare un quid annuo. Bianco fosse stato di centrodestra, avremmo visto l'Etna eruttare. E qui è il giorno che si sveglierà la magistratura, che le indagini della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, di chi è proposto, diciamo della Polizia Giudiziaria o di quella incaricata, arrivate sui tavoli dei tribunali, produrranno un quid? Oh, qua si risveglia il vulcano del lago Albano, sarà una strage. Che c'è? Palamara? Ah, ci sta. Sull'altra stampa, sulla stampa nazionale oggi, forse in terza, quarta, quinta, ottava pagina trovate qualche cosa, però hanno passato il silenziatore. Però, no, qui c'è, e poi ce n'ho tanti arretrati.